Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un argomento un po' delicato e personale, direi. Ero un tantino titubante nell'affrontare questo argomento sul canale, devo essere sincera, perché quando si parla di mestruazioni o di assorbenti si è sempre un po' in imbarazzo, sono cose comunque personali il più delle volte, almeno alcune persone lo recepiscono così e io lo rispetto assolutamente. Però penso anche che venga considerato un argomento tabù, qualcosa che riguarda comunque la quotidianità di noi donne. E non parlandone non si fa altro che alimentare, secondo me, dei luoghi comuni e delle ignoranze che al giorno d'oggi, secondo me, andrebbero un po' sfatati. Spero quindi di non offendere la sensibilità di nessuno, anche se immagino che chi non voglia sentir parlare di mestruazioni, ciclo, coppetta mestruale, assorbenti, non aprirà mai questo video, visto che il titolo è ben chiaro. Ci tengo però a fare una piccolissima premessa. Con questo video io non voglio convincere nessuno ad usare o meno la coppetta mestruale. Questo video nasce con l'intento di rispondere alle vostre curiosità riguardo alla coppetta e raccontarvi quella che è la mia esperienza. Poi, volete usare gli assorbenti esterni, gli assorbenti interni, la coppetta per me è assolutamente uguale, ognuno è libero di scegliere quello che reputa giusto per se stesso. Detto questo, direi di iniziare. Io sto utilizzando la coppetta mestruale da circa 2 anni e mi sono avvicinata a questo mondo non per risparmiare, non per fare bene all'ambiente, devo essere sincera, ma semplicemente perché avevo dei problemi di salute. E andando dalla ginecologa, lei mi aveva consigliato di iniziare ad utilizzare la coppetta per superare appunto questi problemi. Mi ha tirato fuori una coppetta, me l'ha fatta vedere, mi ha spiegato il funzionamento, mi ha raccontato la sua esperienza visto che la stavo utilizzando da anni. Poi a casa mi sono fatta un po' di ricerche e alla fine ho optato per la Moon Cup, che era la stessa coppetta che utilizzava la mia ginecologa, quindi sono andata sul sicuro. Ai tempi l'ho pagata circa 22 euro e ho iniziato appunto con quella coppetta. Come primo approccio, tornando indietro, magari non la sceglierei perché è una coppetta abbastanza rigida, quindi nel momento in cui la andate a piegare per inserirla fa un po' di resistenza. Niente di problematico, per carità, io al giorno d'oggi la utilizzo, mi ci trovo benissimo, è soltanto magari questione di abitudine e di pratica. Però le prime volte, ecco, non sapevo bene quale metodo utilizzare per piegare la coppetta e inserirla, perché ci sono diverse modalità, poi sta appunto le vostre necessità, per come siete fatti, per la pratica, eccetera. Però a parte questo, è un'ottima coppetta, come vi dicevo, la utilizzo tutt'oggi. Perché dunque ho due coppette? Ne ho due perché mi ha sempre consigliato la ginecologa l'acquisto di due coppette, dal momento che l'avrei utilizzata comunque tutto il giorno la coppetta, anche di notte. E lei mi aveva consigliato almeno una volta al giorno di sterilizzare la coppetta. Quindi, utilizzando due coppette, mentre ne utilizzavo una, l'altra poteva stare a sterilizzare e poi le invertivo in sostanza. Avevo sempre così una coppetta pulita da utilizzare. Per sterilizzare la coppetta io utilizzo o l'acqua bollente o acqua e amuchina, ad esempio. Così mentre è a mollo, no, nell'acqua disinfettante una delle coppette, posso utilizzare l'altra, poi a sera metto a disinfettare quella che ho utilizzato e ho una coppetta pulita da poter utilizzare di nuovo per una giornata intera. La manutenzione della coppetta è secondo me l'unico, non svantaggio, ma magari può essere complicato se passate molto tempo fuori casa, soprattutto in ambienti in cui il bagno, il WC, non è nella stessa stanza del lavandino, perché quando rimuovete la coppetta va comunque sciacquata prima di reinserirla e è complicato sciacquare se non avete un lavandino a disposizione, appunto nella stessa stanza del WC, ad esempio nei bagni pubblici, non è che potete prendere, uscire davanti a tutti, sciacquare la vostra coppetta nel lavandino e poi ritornare dove c'è il WC e reinserirla. Questo problema non si pone in tutti i bagni, ad esempio, dei locali, degli uffici, ci sono tanti posti comunque pubblici che hanno il bagno nella stessa stanza assieme al lavandino, proprio come i nostri bagni di casa, per intenderci.
Però appunto se viaggiate e vi trovate in una situazione in cui non avete appunto ad esempio un lavandino in cui sciacquare la coppetta può diventare un po' più complicato. A me è successo un paio di volte, una volta mentre ero su un traghetto. E la cosa che vi consiglio di fare è avere una bottiglietta d'acqua sempre con voi, così potete sciacquare la coppetta nel WC utilizzando appunto l'acqua della bottiglietta che avete. Non è una cosa impossibile da fare, basta stare un pochettino attenti perché se vi cade la coppetta è la fine. Però ecco, a parte il fatto di doverla sciacquare fra un utilizzo e l'altro e sterilizzare, non ci sono altre grandi difficoltà. Mentre avete la coppetta potete fare veramente qualsiasi cosa, potete fare sport, potete andare a nuotare, io sono andata in piscina diverse volte grazie alla coppetta, siete anche più libere di muovervi perché con gli assorbenti esterni ad esempio li sentite, si muovono, la coppetta una volta inserita crea un sottovuoto e una volta posizionata lì non si sposta, non la sentite, potete avere perdite soltanto nel momento in cui la coppetta magari si riempie straripa, diciamo, però altrimenti perdite non ne avete se avete inserito la coppetta nel modo corretto. Come dicevo, non ci si sporca, non si hanno fastidi, non la si sente, si può andare in bagno tranquillamente senza doverla cambiare tutte le volte. E poi un altro grande vantaggio è che è questa e la potete utilizzare appunto per circa 10 anni senza alcun problema. Quindi fate un investimento di 15-20 euro una volta e vi dura per anni. Riducete di tantissimo i costi, i rifiuti, fate bene all'ambiente, fate bene anche a voi stessi. L'unica cosa che voglio dirvi prima di rispondere alle vostre domande è che all'inizio è complicato usare la coppetta per tutti perché non si è abituati. È difficile spiegare il funzionamento di un oggetto del genere finché non lo si ha fra le mani, soprattutto perché al giorno d'oggi comunque si hanno molte restrizioni, molto imbarazzo a parlare di questo genere di cose, ma anche del proprio corpo, quindi è difficile conoscere il proprio corpo e quindi capire bene il funzionamento o ad esempio come può funzionare o meno l'inserimento di una coppetta. I primi mesi, quindi i primi cicli, sono in genere dei test, quindi ci sono esperienze disastrose, magari le prime volte c'è il rischio di sporcarsi perché non si è inserita bene la coppetta, magari la si inserisce e si sente male perché è inserita nel modo appunto non corretto. Le prime volte magari non si riesce a inserire completamente all'interno, oppure si sposta perché non è inserita bene, quindi provoca dei fastidi. Però è una questione comunque di abitudine e soprattutto sbagliando si impara. Magari le prime volte che utilizzate la coppetta non uscite senza niente, magari portatevi dietro un proteggislip o tenetelo addosso. Abbiate sempre un piano B in modo da non disperare qualora le cose andassero storte e soprattutto se possibile utilizzatela principalmente a casa, magari anche qualche giorno prima del ciclo, cercate di prendere confidenza con la coppetta. Passiamo ora alle domande che mi avete lasciato su Instagram. Io ho cercato di selezionare quelle più frequenti. La prima di queste è come fare a inserire la coppetta nei giorni di flusso senza combinare un casino. In realtà è molto più facile inserire la coppetta nei giorni di flusso perché scivola meglio all'interno, c'è meno attrito, si fa meno fatica a inserirla. Il segreto, secondo me, quando si va a inserire la coppetta è essere rilassati, perché se avete i muscoli contratti farete più fatica a inserirlo, quindi magari cercate di sperimentare anche la posizione che vi è più comoda, se magari state meglio da sedute o in piedi. Le prime volte magari potete provare anche in doccia, quando siete particolarmente rilassate, provare a metterla e a rimuoverla e cercare così di conoscere sempre meglio come è fatto il vostro corpo. Come vi dicevo, ci sono molti tabù riguardo non soltanto il ciclo, ma proprio anche il nostro corpo, come siamo fatte. Secondo me è invece importante capire, sperimentando come fare senza fare casino, fatelo in bagno dove è più facile, ripulire. Non immaginatevi scene horror della serie sangue ovunque. Il massimo che può capitare è che vi sporcate magari un po' le dita, ve le sciacquate. Importante magari prima di metterla e rimuoverla, lavatevi sempre le mani, ma sono cose
basilari di igiene, insomma. L'importante appunto è essere rilassate, prendersi del tempo, soprattutto all'inizio non fatelo di corsa perché magari sarete contratte, farete molta più fatica a inserirla e rimuoverla. L'importante è rimanere veramente rilassate. Non immaginatevi che una volta rimossa la coppetta il sangue inizia ad uscire proprio a flusso continuo come il rubinetto dell'acqua. Non è così, quindi in realtà è molto facile rimuoverla e anche reinserirla senza particolari difficoltà. Altra domanda: come si lava fra un uso e l'altro? Semplicemente passandola sotto l'acqua corrente. Le coppette hanno dei fori che permettono alla coppetta di aderire una volta inserite, di creare appunto questo sottovuoto, quindi basta semplicemente sciacquarla, però se notate che è particolarmente sporca in prossimità dei fori che magari sono ostruiti, cercate di pulire questi fori, a volte basta semplicemente sotto l'acqua corrente si liberano, se persiste usate magari un ago per pulire i buchi, però è veramente molto semplice, bastano anche pochi secondi la sciacquata sotto l'acqua e la reinserite. Importante poi sterilizzarla, se non volete farlo proprio tutti i giorni, cosa che io faccio, però ecco, so che tante persone sterilizzano la coppetta solo all'inizio del ciclo e alla fine, come vi dicevo, basta anche solo dell'acqua bollente. Come fai quando stai fuori casa tanto tempo? Dipende, il più delle volte non me ne preoccupo perché la coppetta può rimanere fino a 10 ore inserita. Ovviamente dipende poi dal flusso che avete, cambiare la coppetta essenzialmente sta a voi decidere quando rimuoverla. Quando cambiarvi, se sapete che avete un ciclo particolarmente abbondante, ecco, non fate passare troppe ore fra uno svuotamento e l'altro, però se siete ai primi giorni o agli ultimi, non avete un ciclo particolarmente abbondante, potete tenerla anche 8 ore addosso, quindi dipende quanto tempo stai fuori casa. Come vi dicevo prima, l'essenziale quando la cambiate è avere un bagno con il lavandino, comunque la possibilità di sciacquare la coppetta prima di reinserirla. Cosa che potete fare tranquillamente in tutti i bagni, ad esempio dei ristoranti, dei bar, mi sembra che tutti abbiano comunque queste possibilità. Se siete in un bagno pubblico invece in cui il lavandino magari non è nella stessa zona, potete portarvi dietro appunto una bottiglietta d'acqua e sciacquare la coppetta sopra il WC, insomma. State attenti a non far cadere la coppetta, lo ripeto, perché una volta caduta la coppetta nel WC pubblico penso che sia irrecuperabile. Comunque anche lì è questione di abitudine, se magari sapete in anticipo che dovete fare una scampagnata o andare in un posto in cui sapete che i bagni pubblici non sono un granché, magari provate a casa, provate a fare delle prove con una bottiglietta d'acqua e allenatevi in preparazione di questo momento. Alla fine non è necessario avere il ciclo per utilizzare la coppetta, potete prenderci confidenza anche prima del vostro ciclo per capire come inserirla, che sensazioni dà, se vi dà fastidio o meno il gambo della coppetta. Io l'ho tagliata in tutti i due casi perché fuoriusciva di molto, mi dava molto fastidio, non serve a niente il gambo, quindi lo potete tranquillamente tagliare, però sono tutte cose che non potete sapere finché non la provate. Quindi magari anche qualche giorno prima del ciclo, quando siete in casa, avete tempo e siete tranquille, secondo me potreste iniziare a prendere confidenza con la coppetta, sia per l'inserimento che appunto per questi particolari, come pulirla, eccetera. La sensazione è simile ad un assorbente interno? Sì e no, nel senso che una volta inserita la coppetta, soprattutto la prima volta, comunque il primo giorno di ciclo, la sentite come sentireste un assorbente interno. Poi questa sensazione dopo 1-2 minuti al massimo sparisce, non sentite più di avere nulla addosso. Ed è proprio così perché, a differenza magari degli assorbenti interni che hanno il cordoncino che esce, la coppetta non fuoriesce, è completamente inserita. Quindi dà molta più libertà, proprio ve ne potreste anche, diciamo, dimenticare di averla addosso perché non si sente assolutamente. E adesso c'è una domanda un po' insidiosa a parer mio, ovvero: la si può usare anche se si è vergine? Dunque, in pratica sì, perché non ci sono limitazioni all'utilizzo della coppetta. L'unica cosa è che utilizzare la coppetta può alterare l'imene, quindi se tu associ la perdita della verginità a
questa variazione dell'imene, allora no, non utilizzarla. Però non è una limitazione fisica, medica o altro, è una cosa che riguarda secondo me più un concetto culturale, ecco. Come fai ad accorgerti che si riempie? Non te ne accorgi, non senti che la coppetta si sta riempiendo, non sentite la coppetta riempirsi, quindi sta a voi, facendo un po' di abitudine con il tempo, capire quando è necessario svuotarla o meno. Chiaramente se avete un flusso particolarmente abbondante dovrete svuotarla più spesso, altrimenti la tenete su, fate passare quasi mezza giornata e siete a posto, cioè non è necessario cambiarla ogni 3 o 4 ore, potete tenerla su fino appunto 8-10 ore. Anche con la coppetta c'è il rischio di sporcarsi se il flusso è molto grande, c'è il rischio se si riempie completamente, dipende appunto da che tipo di flusso avete. Le dimensioni comunque delle coppette sono in genere sempre almeno 2, io ho scelto quella più piccola che era quella consigliata comunque per la mia età, per il fatto che non ho mai avuto figli. Comunque sul sito di tutte le coppette ci sono le istruzioni, diciamo, per scegliere la coppetta più adatta a voi. Appunto l'età è un fattore da tenere in considerazione, il fatto di aver avuto meno figli e il tipo di flusso, o almeno quello che c'era scritto sul sito sia della Moon Cup che della Mami Cup, che è la seconda coppetta che ho acquistato, che è molto più morbida della Moon Cup, quindi all'inizio soprattutto era molto più facile per me utilizzarla. Bene, io spero di aver risposto a tutte le vostre curiosità in merito alla coppetta e di avervi parlato di quella che è la mia esperienza. Ovviamente online ci sono tante altre testimonianze, quindi se volete farvi un'idea vi consiglio di guardare anche altri contenuti e soprattutto di parlarne con la vostra ginecologa. Per me è essenziale avere comunque un medico di riferimento, soprattutto per questioni che riguardano il nostro corpo. Lo so che molte volte si è a parlare dei propri problemi e di magari cose che riguardano la nostra intimità, però i medici sono lì apposta, quindi non dovete avere timore di rivolgervi anche al vostro medico di base o alla vostra ginecologa per sapere qualcosa di più sulla coppetta, se avete anche semplicemente delle curiosità, se pensate non possa fare al caso vostro, chi meglio del vostro medico può consigliarvi o darvi appunto delle informazioni. E niente, io spero che questo video possa esservi utile e noi ci vediamo presto con un altro video. Ciao!